sono Fabio Clementelli, autore di Saga la Panaca. Mi sono chiesta, e vedendolo insomma quando c'è arrivato, e anche insomma rivedendolo questa sera. Che hai presentato l'anno scorso, dove oltre ad uno scontro generazionale c'era sul finire anche una tematica legata all'omosessualità, quest'anno epilessia, cioè, i contenuti tuoi sono sempre forti. È possibile infatti far rivivere i ricordi come scene di un film, stimolando la corteccia cerebrale con le onde elettromagnetiche di un telefono e dicendo Saca la Panaca. Eppure devo ammettere che quel sogno è stato intenso. È stato veramente come un tuffo nei ricordi. Ho sognato il nostro primo incontro. Che bello quel mare! Ci sono ben 4 teorie scientifiche sul déjà vu, che appare un universo poco conosciuto. Ma adesso fammi capire piuttosto se stiamo vivendo in un sogno o come diavolo si chiama un déjà vu. Qualunque cosa sia, fammene uscire subito, per favore.